E poi gol! Quindi Toscano lascia Sarri, Sarri in mezzo per Laudanno e contatto! Sommella ancora, Sommella rivista l'altra carica, sotto, anche Giorgio! Sommella! Tocco a cercare Peluso che perde palla, attenzione a Sarri, il sinistro! Sorgente, dribbling su De Falco, Sorgente! Va Carbone! Italo, Robertsuola in avanti, Robertsuola prova a girarsi a destro! Ferretti con Mancino! Il super gol di Ferretti! Ultima giornata in Serie C, partita tra le squadre di Apoel Kid Aviv e Apoel Arche. In realtà le due compagini avevano ben altro partito da giocare quest'oggi, vittoria a tavolino, ma varranno eventuali gol segnati. Stiamo a vedere questa partita che comunque assume toni di serietà. L'acquisto di Torre dall'Apoel Arche all'Apoel Kid Aviv per sopperire all'assenza di Santo Paolo. Ora si va. Giovanni tre, c'erano tre e ne dovevo fare due. Andrea, e tu ne dovevi fare tre, ricordati. No Andrea, aspetta, abbiamo parlato così, abbiamo parlato al telefono oggi. No, c'è l'ultima volta abbiamo parlato, che era solo uno. Ciao, ma si scende. Malestra! Salta anche il portiere. Bomberone! Finta che porta l'1-0 della Apoel Kid Aviv. Sì. Attenzione Botticelli, può rubare palla alla difesa, si addormenta Mirabella che ride come il cazzone, qual è? Sì. Alla limite di Donato. Di Donato sulla pancia di Mirabella. Alla limite c'è Pafundi col destro. Sorrentino non accennava a muoversi, tiro fuori. Botticelli al limite, si ferma. Poi tira e segna la rete dell'1-1 per l'Apoel Arche. Prego, fai due minuti su di lui, però caricali. Promettimi che li carichi. Devi fare due minuti solo su di lui. Non c'è più. Giovanni subisce. Neve blu. Vieni, aspetta. Vorrei ricordare a tutti che Bomber Giovanni Sorrentino, 44 gol in campionato fatti non so quante partite. La metà, forse anche più, sono stati siglati proprio in queste partite amichevoli. Grazie. Vergogna. Oh, ma Giovanni si sacrifica per la sua squadra. Sì. A me Walter in due secondi, capito? Pafundi! Sorrentino! Si esalta con questa parata. Ma se Giovanni fa una buccia, lo metti la buccia pare che piange per due mesi. Ridonato! Eccolo. Sorrentino! Buccia! Ed è 2-1 per l'Apoel Arche che rimonta. A me invece che Maltese mi sono appiccicato l'altro. Ma scorsa volta. Maltese, l'ho mai fatto apposta. No. Occhio, Pafundi! Sono a tiro! Pafundi! Segna il 3-1 per l'Apoel Arche. 3-3. No, è possibile. Balestra prova a fare tutto da solo, balestra, palla che arriva a Torre, la rete! 4-0. Il 3-2. Tutti se li vuole di blatte. E la fine regala palla, Molea salta, Brin, incredibile! Balestra, Brin! Non ci credo, Torre sbaglia, ma Brin... Come Octopus! Che vergogna! Botticelli contro Sorrentino che non esce! In qualche modo e poi sbaglia Botticelli. Inizia il secondo tempo di questa emozionante e combattuta partita fra gli Apoel Kid Aviv e l'Apoel Arche. 3-2 in vantaggio gli uomini di Capitan Di Donato. Ora Sorrentino fra i pali. Sicuramente ha fatto schifo. Adesso in mezzo al campo, vediamo se farà ancora più schifo. Eccolo qui, che porta palla. Molea! La rete del 3-3 per 7, non ci arriva Brin. Che destro al volo per Luca Molea. Molea, c'è balestra tutto solo, balestra! Sorrentino, Brin!
Sulla Monaco di tacco per Di Donato, che assist di Lo Monaco. Sprega incredibilmente il capitano. Volea zona tiro, Brin. Mirabella zona tiro, Mirabella tocca per Sorrentino. Palla dentro, incredibile Torre, non riesce a trovare la rete. Mamma mia, scala non proprio preciso. Con i pugni se la butta in rete, arriva rete del 4 a 3 dell'Apoel. Arche. Attenzione, Donato per Parisi, c'è Ponticelli, Ponticelli scala in qualche modo e poi Di Donato segna la rete del 5 a 3. No, pecca di Lab Score che parte, fa sempre 90 minuti. Pure gol 6 a 3. Arche, la rete di Ponticelli. Campo Giovanni, si butta. Stanno pagando. Pure a me. Sorrentino! Subito, a corcia di distanze, il capitano. 6 a 4, per chi da vivo. Preferisce perdere così e vai! Fatela prendere questa medaglia, Mario. Di Donato! Il 7 a 4. Capitano Di Donato, vicino al migliore in campo. Dai, nel caso troviamo un po' di tiro, giochi in mezzo a campo. Ponticelli, il tiro, Sorrentino. Destra, Molea. Molea, la giocata. Palla sopra la traversa. Tipo te ne puoi trovare, tipo 20-30 in meno. Ponticelli, Ponticelli. Torre, non lo ferma, l'uscita di Sorrentino. Parisi che sbaglia. 8-4. 8-4. Ne va la Torre, sbaglia ancora, incredibile Torre questo oggi, non proprio affamato di reti. Poi la cede a Varreale, se la ritrova Calabro. Molea, sbaglia anche lui. Incredibile. Ma sì, non ci stanno forse gli avversari, sai? Due possono giocare con Dario. Scucciaiata di Balestra, corcia di distanze, Apoel chi da vive, 8-5. Ma giunto cazzo, ci mette almeno una pezza. Tre ore, che palle. Grazie, passami. Andiamo dal migliore in campo. Contento Di Donato, migliore in campo. Finalmente quest'oggi tre gol per lui. Questa partita abbastanza farlocca contro la Valchita Viva. Avete vinto per 8-5. Soddisfazione finale in quest'ultima giornata. Raccontaci questa partita e soprattutto parlaci di come affronterete queste fasi finali. Non si sa con quale squadra, perché dobbiamo vedere chi viene, chi non viene, chi ha impegni. È stata una partita di prova contro una squadra che ha fatto qualcosa, quindi non è che ci ha fatto fare solo noi la partita, quindi è stata una buona prova in vista di playoff. Poi lo vediamo dove andiamo per divertirci, senza obblighi di vittoria. Senti Mario, un giocatore in crescita in quest'ultimo frangente, forse è l'estate che ti dà più verve, insomma. La pancia mi dà più. Non riesci. Mamma mia. Sull'inquadratura della pancia possiamo anche chiudere qui. Grazie Mario, in bocca al lupo alla prossima. Mettiamo a confronto. Ma come? Ma tu sei giocatore, sono arbitro, una cosa. C'è arbitro. Arbitro, sei arbitro.